Veda, signor rappresentante del governo, molte volte noi sentiamo parlare di usura e intendiamo che l'usura è l'usura criminale. Oltre all'usura criminale, invece, per grande difficoltà mia e anche dei cittadini, c'è un'altra usura che si chiama usura bancaria. Che cosa significa usura bancaria? Significa che i tassi di interesse che vengono utilizzati dalle banche molte volte non corrispondono a quelli che dovrebbero essere, ma sono dei tassi ultralegali e conseguenzialmente tassi usurari. Noi sin qua è logico e normale che possiamo dare anche la buona fede, ma nel momento in cui avviene un fatto eclatante, cioè a dire un decreto legge che informa le banche di uniformarsi, di rinegoziare e di prendere atto del comportamento che precedentemente era stato attuato dalle banche e le banche non lo fanno, cioè si dire che non è più un comportamento di correttezza, ma c'è un dolo, a nostro giudizio, un dolo vero e proprio, perché le banche non solo non fanno la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati sullo scoperto, ma continuano ad applicare dei tassi di interesse che sono fuori dal normale. Allora, signor rappresentante del governo, dico che è opportuno che noi facciamo una riflessione attenta, garbata, ma poi cominciamo a capire se effettivamente c'è un cartello, che è un cartello da parte delle banche, che hanno come obiettivo non l'interesse di creare un'economia sana e forte in Italia, di dare un aiuto a quelli che sono le piccole e medie industrie e anche alle piccole e medie imprese, agli artigiani e anche a quelli che sono forse superiori alla media, ma c'è un interesse di utilizzare il più possibile un sistema per dissanguare coloro i quali hanno creato questa nazione Italia forte e dovrebbero continuare a farla forte. E dovremmo rinegoziare. Rinegoziare che significa? Dovremmo chiamare i nostri clienti per dire ai nostri clienti che arbitrariamente abbiamo utilizzato dei tassi di interesse che non corrispondevano alla realtà, dobbiamo rifare i conteggi e dobbiamo restituire i soldi ai cittadini italiani che sono stati rubati di un loro valore, di una loro proprietà. Allora, qui nasce la riflessione nel dire, ma può essere che le banche italiane si siano messe d'accordo e hanno fatto un cartello per dire non diciamo niente a nessuno e decidiamo, nel caso in cui qualcuno se ne dovesse accorgere, di farci fare causa e a distanza di tempo gli restituiremo quello che era di questa ditta, di questa società, di questo cittadino. Ebbene, dalle carte che noi abbiamo esaminato, la scelta che è stata fatta dalle banche è stata proprio questa, un cartello che ha deciso di non parlare con il cittadino, di non rinegoziare e di accettare invece la possibilità che qualche cittadino o impresa intervenisse o facesse causa e conseguenzialmente restituisse il maltolto. Che si mettessero delle regole e queste regole dovrebbero essere anche rispettate dalle banche, perché le banche non possono pensare che tutto deve essere lucro e anche distruggere, il lucro deve avvenire molte volte anche attraverso la distruzione dell'impresa e attraverso la distruzione di quella che è la vita. Di far sì che le leggi che ci sono vengano applicate seriamente e che la Banca d'Italia non sia una banca privata, ma sia una banca a tutela dei cittadini e a garanzia di quello che è lo Stato italiano. E siccome oggi lei lo sa che la Banca d'Italia non è Banca d'Italia, ma è banca dei privati, ecco perché c'è questo comportamento di grande scorrettezza. E qui dovremmo entrare nella discussione, sia a destra che a sinistra, e parlare di argomenti seri per riformare determinati atteggiamenti che sono atteggiamenti di scorrettezza nei confronti dei cittadini e non parlare per giorni e giorni e giorni di argomenti che non interessano i cittadini e che non sono sicuramente argomenti che potrebbero tutelare i miei figli.